Sono le 14, ora italiana, e ci ritroviamo qui nella nostra web TV che collega oltre 200 città nelle quali si sta svolgendo Run for Unity. E em milhares de adolescentes por centenas de cidades estamos correndo para dizer ao mundo, de um fuso horário ao outro, que o mundo unido não é impossível. So let's get started with the second segment right now. We're here in the studio and we're receiving a ton of news from all over the world. A las 9, hora de Bangkok, en Mangkhao, una pequeña ciudad sobre las colinas de Phetchabun, los chicos cristianos de diversas iglesias junto a chicos de otras religiones irán al bosque a buscar bambús y después irán a un río cercano buscando arena y piedras para reparar las casas de las personas más pobres. Mentre a New Delhi hanno già fatto una staffetta interreligiosa, toccando i luoghi di culto di addirittura quattro religioni diverse: un tempio Sikh, un tempio Hindu, una moschea e una chiesa cattolica. Anche se siamo di diverse religioni, viviamo insieme la regola d'oro. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Haz a los demás lo que quieres que se te haga a ti. Faça aos outros aquilo que gostarias que fosse feito a ti. Treat others as you want to be treated. Cosa interessante è che è proprio d'oro perché si trova nel Vangelo, ma è presente in tutte le religioni ed è iscritta nel cuore di ogni uomo. In pratica ci chiede di far contenta ogni persona facendo per lei ciò che vorremmo fosse fatto a noi se fossimo al suo posto. Nesse meio tempo, os países da Europa Ocidental e da Europa Central, juntamente com alguns países da África, já começaram a corrida deles. Na África do Sul, eles vão correr no bairro de Soweto, que é um bairro que é símbolo da cultura daquele povo. E onde esses adolescentes ontem fizeram uma coligação com a gente para poder dar um tchau. Le caratteristiche di queste staffette sono l'ecumenismo e la ricca partecipazione di vari movimenti, associazioni, scuole e gruppi parrocchiali. Hanno i nomi più originali che esprimono gli impegni più diversi, dall'ambito sociale a quello religioso, culturale e sportivo.